Prof, primo break dopo pochi giorni di stop per Natale. Una prima domanda è d'obbligo. Chi ha sgarrato con le mangiate natalizie? Chi invece è stato impeccabile quando è salito sulla bilancia? Guarda, io devo essere sincero, personalmente già mi aspettavo di trovare un gruppo mentalmente pronto e preparato. Non mi piace fare differenziazioni per il semplice fatto che in questo momento sono soltanto 2 giorni che abbiamo ripreso e io sapevo di allenare un gruppo di uomini importanti, però ancora una volta mi hanno stupito perché sotto l'aspetto professionale sono stati impeccabili per l'ennesima volta, per cui non posso assolutamente lamentarmi. Quest'anno la sosta arriva, ha un sapore particolare perché arriva dopo un tour de force massacrante. 21 giorni per 7 partite sono già pesanti per i professionisti, figurarsi per chi almeno formalmente gioca in un campionato dilettantistico come l'Eccellenza. Guarda, io l'ho sempre detto che noi ci troviamo in eccellenza perché è la categoria che ci dice che siamo in eccellenza, però per quanto riguarda tutti gli altri punti di vista, io credo che in questa società ci troviamo veramente nei professionisti, ma parlo professionisti a 360 gradi, a partire dall'organizzazione, a finire a quello che possa essere il magazziniere. Per cui diciamo, io penso, l'ho sempre detto, sia all'inizio, e lo ribadisco adesso, sono gli uomini che fanno le categorie. Che tipo di lavoro si programma quando c'è un break così lungo tra una partita ufficiale e l'altra? Allora, io l'ho detto a inizio campionato, cioè in fase di ritiro, lo ripeto adesso, io non credo a quei carichi di lavoro eccessivi, perché poi comunque ognuno di noi sviluppa il suo credo calcistico. Ma io credo in quei lavori di mantenimento che possono comunque dare ai ragazzi quella brillantezza e quella, diciamo, come posso dire, quella energia giusta per poi poter affrontare l'inizio del campionato nuovamente. Sfatiamo quindi il vecchio mito del cosiddetto richiamo di preparazione. Assolutamente sì, non ci credo e ripeto, è un mio punto di vista. E assolutamente non critico chi magari fa sua questa frase, questo credo, però io penso che oggi il calcio è in continua evoluzione e più che richiami io vado a fare dei lavori di mantenimento, come dicevo prima, che danno ai ragazzi quello sprint per poi iniziare.